Grazie a voi per l'invito e per offrire alla città l'opportunità di conoscere e riflettere su questo tema importante, raccontando e mettendo in rete proprio un po' tutti i soggetti che sono impegnati nel contrasto alla violenza. È una sfida per, anche per la nostra amministrazione, che deve fare i conti con dei dati, no, anche provinciali molto, molto tristi. Proverò nel mio intervento a raccontarvi un po' il lavoro, da dove nasce il lavoro delle reti, chi c'è dietro il lavoro e il lavoro delle reti, un affondo poi sulla realtà della nostra provincia, quindi sulla rete interistituzionale del comune dell'ambito di Bergamo, che è da qualche anno anche con Dalmine, qualche criticità e qualche sfida un po' sulla quale possiamo lavorare insieme per ottenere delle azioni di miglioramento. Allora, a partire dalla legge regionale del 2012 che riguarda un po' gli interventi di prevenzione, contrasto e sostegno alle donne vittime di violenza, la Regione Lombardia pone nella programmazione la costituzione e il rafforzamento della rete degli organismi di parità affinché possano operare a livello territoriale, promuovendo quindi nel territorio le reti interistituzionali su tutto un po' il territorio regionale, con due focus e due linee di azione strategiche che sono state identificate. Uno, prevenire sicuramente il fenomeno della violenza maschile contro le donne, quindi favorirne l'emersione, e la seconda, accogliere, sostenere e proteggere le donne che hanno sostenuto appunto violenza per accompagnare l'autonomia. Per, secondo il piano regionale, il mandato è che per attuare queste due linee strategiche, il piano regionale ha alcuni pilastri fondamentali. Uno, il primo pilastro è che le reti territoriali interistituzionali antiviolenza sono costituite da appositi protocolli. E il secondo punto è che la sperimentazione, la modificazione rispetto all'accesso delle donne ai servizi, la valutazione del rischio, l'accoglienza, la protezione, sono tutti obiettivi che si collocano nell'impegno che le reti hanno e devono avere. Nella nostra provincia le reti interistituzionali hanno un comune capofila, sono quindi per la regione dei riferimenti. E sono presenti ad oggi 5 reti interistituzionali. La nostra, che è la rete interistituzionale degli ambiti di Bergamo e Dalmine, comune capofila Bergamo. L'inserimento di Dalmine è nella progettualità 2017-2018. La rete interistituzionale, non sei sola, degli ambiti di Treviglio, Romano di Lombardia, capofila Treviglio. La rete interistituzionale degli ambiti Valle Brembana, Val Limagna, Villa d'Almè, con comune capofila San Pellegrino. La rete interistituzionale RIPER del distretto Bergamo Est, comune capofila Seriate. E la rete interistituzionale Isola Bergamasca, comune capofila Suisio e dal 2020 Terme d'Isola. Netti sono, secondo il piano regionale, di programmazione regionale, gli organismi che afferiscono alle reti: comuni, quindi con la presenza, come abbiamo detto, del comune capofila, un centro antiviolenza e uno o più case rifugio, strutture di accoglienza, le forze dell'ordine e gli enti sanitari locali. Ma possono coinvolgere anche una pluralità di soggetti. L'obiettivo poi della rete interistituzionale, soprattutto anche quella di Bergamo-Dalmine, è via via di allargare sempre di più anche ad altri mondi la partecipazione e l'adesione alla rete. Perché? Perché, come si è detto anche prima, questo tema della violenza che emerge e arriva ai servizi probabilmente troppo tardi richiede un intervento molto precoce e attraverso il quale dei linguaggi che si devono contaminare. Una sfida che ci siamo anche un po' posti è di inserire anche il mondo della comunicazione, del giornalismo all'interno della rete interistituzionale, perché a volte, molto spesso, è anche come si racconta, come viene presentato, il linguaggio che viene utilizzato, che opera un indirizzo o meno, una scelta o meno rispetto al racconto, no? Quando leggiamo certi dati o vengono comunicati verso anche i social determinate situazioni, che poi sono vite, si parla di biografie, si parla di vite interrotte, probabilmente anche un focus specifico sul tema del linguaggio, sulla formazione e anche il mondo della comunicazione è un impegno sul quale si opera. Credo che un elemento interessante possa essere anche
rimanete, che poi è un po' capofila rispetto al gruppo Bergamo Diamine, chi fa parte di questa rete? Allora, ad oggi i comuni dell'ambito di Bergamo Diamine, quindi 6 comuni nell'ambito e 17 nel secondo ambito, associazione Aiuto Donna, Casa Rifugio, strutture di accoglienza, quindi l'Istituto Palazzolo, Cooperativa Generazioni Fa con Casa Rifugio, Cooperativa Siria, Associazione Agata Onlus, e nell'ultimo mese sono state convenzionate anche altre 2 cooperative, la Cooperativa Rinnovamento e la Cooperativa Butterfly, perché la necessità di un aumento di posti per quanto riguarda il pronto intervento. Questo è un tema molto importante perché nelle linee di regione siamo andati anche l'ultima volta insieme a Sara, sicuramente hanno ampliato l'azione, hanno investito le reti di ulteriori mandati e di ulteriori impegni. Il solito problema è che è stato fatto con l'uso risorse, quindi è chiaro che questo è la forte criticità rispetto alle reti interistituzionali, il mandato politico e poi anche l'interattività fatica e si sostiene sempre grazie agli interventi del comune, del bilancio comunale. Quando la donna vittima di maltrattamento deve essere inserita in una casa rifugio, in una comunità, quella quota di costo chiaramente incide su quello che è la presa in carico poi del nucleo, quindi sulla tutela minori, del mondo familiare in carico al servizio sociale. Quindi questo raccordo e questo impegno che le regioni stanno portando avanti, i consiglieri, la parte sociale, è proprio legato a sottolineare l'importanza di maggiori finanziamenti alle reti affinché si possa espletare le linee di mandato così come sono state presentate. Fanno parte anche gli enti sanitari locali nella nostra rete, quindi ATS Bergamo, SST Papa Giovanni, consultorio familiare, è stata invitata anche SST di Treviglio, il pronto soccorso Luanca Sgavazzini, le forze dell'ordine, quindi la prefettura, la questura, la procura, e sono sempre invitati anche altri soggetti, quindi l'ordine dei medici, l'ufficio scolastico territoriale, la Caritas diocesana, Fondazione Angelo Custode, consultorio Mani di Sport, consultorio San Donato, AIED di Bergamo, consigliera di parità, come appunto è stato detto, l'associazione La Svolta e l'ordine degli avvocati. È chiaro che secondo noi appunto questi soggetti non sono ancora tutti, possiamo ampliare come ci siamo detti, e vanno guidati proprio nella direzione sinergica di fare un lavoro condiviso e meno frammentato ma sempre più coeso in quelle che sono le linee di indirizzo. Ad oggi la situazione sicuramente, come è già stato detto, c'è un grosso impegno legato alla rete interistituzionale con gli sportelli, ad esempio della Caritas, perché spesso abbiamo visto che chi vuole denunciare una situazione o comunque raccontare il servizio di prossimità territoriale diventa un incubatore e un attenzionale molto interessante e molto importante perché va assolutamente a raccogliere quello che è il lavoro poi della rete. Quindi, perché la grossa criticità che la rete dichiara e trova è soprattutto far emergere, quindi l'obiettivo è sul quale ci si interroga sempre, come riusciamo a far emergere e a portare alla luce tutti quei fenomeni che sono che non vengono ancora raccontati così facilmente, che non vengono condivisi, quindi il lavoro dell'emersione è un lavoro importante. È chiaro che il ruolo che incarna il coordinatore della rete interistituzionale è un ruolo chiave, è un ruolo di relazione, di costruzione di linee di intervento unite, in stretto rapporto poi ad esempio anche col centro Aiuto Donna. In relazione poi anche al mondo del lavoro, perché il mondo del lavoro, come è stato detto, è un segnale molto importante, c'è tutto un tema della donna, sia quando si trova in una situazione di malessere, contestualmente ha fatto questo lavoro, ma anche e soprattutto poi di reinserimento nella società diventa un elemento importante, un veicolo dell'inserimento quindi nel mondo del lavoro. È stata bella l'iniziativa anche che sul mondo sul tema che è stato fatto anche con Isabel Perletti, con la provincia, proprio su questo focus, più libere, no? Il tema della libertà legata anche proprio al concetto del lavoro
e la rete interistituzionale è stato un partner di questo progetto. E il tema dell'informazione e della sensibilizzazione. Mi spiace appunto che sia stato raccolto il ragazzo che ha il presidio, perché il tema della formazione nell'ambito scolastico parte molto presto, si sta partendo anche addirittura dalla scuola primaria, dalla scuola secondaria di primo grado, per arrivare poi alla scuola superiore. Il logo della rete interistituzionale di Bergamo è, perché questa rete ha un logo, è stato disegnato da una studentessa e lo scorso anno, perché è stato proposto proprio attraverso l'informazione che viene fatta dalla rete nelle scuole, un concorso per disegnare attraverso quindi il primo lavoro di brainstorming, condivisione di mappe concettuali, qual è la tua idea della rete, e con quello che ha vinto, che poi è diventato quindi, ufficialmente su tutti i protocolli, sui manifesti della rete, ha proposto il logo di una comunità dove c'è nel cuore c'è la donna vittima che con l'aiuto delle varie componenti trova la sua via per la libertà, e quindi il tema di quella della casa e della comunità. Ovviamente c'è molto da fare, c'è molto da fare sul piano culturale, sul piano appunto lavorativo, sul piano della scuola, però credo che degli incontri come oggi siano un po' le premesse anche per spingere verso quello che è il tema cruciale, cioè lo stare vicino, lo stare insieme e lavorare nella stessa direzione. Grazie.